Bentornati sul mio canale. Sapete che questo è un video, uno, che adoro fare, due, che ogni tot mesi lo rifaccio perché secondo me è molto utile. E oggi vediamo insieme 10 prodotti low cost, 10 perché ci sono gli extra, addirittura migliori di molti high end. E questi qua che ho selezionato secondo me sono veramente molto molto validi. Ma prima di tutto voglio ringraziare il nostro sponsor di oggi, che è LabCare, e tenetevi pronti perché oggi esce una novità che è una roba mondiale. Vi presento la Universal Emulsion Viso. Un prodotto fragrance free, dermatologicamente testato, nickel tested. Un prodotto di... Fate la bellezza del packaging, cioè vi prego, dai. Cioè, super color Tiffany. Comunque, un prodotto di ispirazione coreana. Perché? Perché è un emulsion, ok? E come tale può essere utilizzata in diversi modi, ok? L'emulsion è un prodotto che in Europa non viene utilizzato molto, non è un concetto di, insomma, molto diffuso, tuttavia è molto molto comodo. Innanzitutto vorrei sottolineare il fatto che sono precisamente 75 ml di prodotto che dura un'eternità. E come si utilizza un emulsion? Ma poi arrivo alla formula. Si utilizza o dopo il siero e prima della crema, se volete stratificare la skincare, se vi piace fare più strati con ingredienti che si legano tra di loro e volete un livello di moisture maggiore, oppure se avete la pelle grassa, solo lei, good to go, oppure come me ad esempio primavera estate che inizio a stratificare meno, il vostro siero più questa e siete a posto. Perfetta per viso, collo, la metto proprio dappertutto, ok? Texture, ah, un'altra cosa, noterete nel tappo che c'è la freccetta, ok? Quindi da una parte la sbloccate e il prodotto esce, dall'altra lo bloccate così in sicurezza se ve lo portate dietro. È un latte leggero, ovviamente, ma super scorrevole, super rimpolpante, super ricco di principi attivi, ovviamente con la ricerca che, come sempre, contraddistingue LabCare. E questo è un prodotto, secondo me, che va bene veramente per tutti, con delle peculiarità molto utili, veramente per tutte le pelli. Allora, abbiamo all'interno il Baikalin. Il Baikalin è un flavonoide che lavora, è sia un potente antiossidante che un lenitivo, che è un attivo che lavora molto sull'elasticità della pelle. Poi abbiamo l'ectoina. L'ectoina, lo sapete, è un principio attivo che svolge un enorme e è molto forte nella barriera di difesa naturale della pelle, ma anche proprio sull'uniformità della grana della pelle. Poi abbiamo un ingrediente che è impronunciabile, ok? Si chiama peptide taut, ma in inci lo trovate con tipo tetradecilamenobut bla 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 bla, urea triflo, ok? Non provo neanche a leggerlo, ok? Ma questo principio attivo è una roba incredibile, perché cosa fa? Da un lato stimola la produzione endogena di acido ialuronico, cosa che ci serve ovviamente per avere l'effetto idratante, rimpolpante, eccetera, ma dall'altro, me la sono segnata, stimola la produzione di lumicano, che io non sapevo cosa fosse, che è una proteina necessaria al funzionamento ideale delle fibre di collagene. Che cosa fa? Fa in modo che in tutte le zone in cui si è applicato questo prodotto il collagene sia distribuito in modo omogeneo e uniforme, ok? Quindi direi che questa è pura scienza cosmetica, adoro, ok? Poi abbiamo tremella, fungo che viene chiamato anche ialuronico vegetale, trattiene fino a 500 volte il suo peso in acqua, quindi per plumping. Poi abbiamo un mix di ceramidi. Le ceramidi lavorano sull'elasticità della pelle e sulla barriera di difesa della pelle. L'azione è sostenuta tantissimo dall'ectoina, quindi ceramidi e ectoina lavorano benissimo insieme. E poi abbiamo i beta-glucani. In realtà i beta-glucani fanno tantissime cose, tra i quali sono dei potenti lenitivi, rimpolpano la pelle, hanno un'azione antiossidante ad ampio spettro. Quindi abbiamo un prodotto, ok, che da un lato, ok, noi stimoliamo la produzione endogena di ialuronico e di lumicano. Quindi abbiamo una distribuzione di collagene omogenea, un effetto replumping. Ma grazie alla presenza del Baikalin, noi abbiamo un'azione di prevenzione della formazione di rughe grazie appunto all'azione estremamente elasticizzante, grazie anche al mix di ceramidi e all'ectoina, ma dall'altro abbiamo anche proprio un'azione di distensione, unita ovviamente allo sviluppo di nuovo ialuronico, delle rughe esistenti. Quindi abbiamo un prodotto anti-age, distensivo, rimpolpante, protettivo
lenitivo, cioè veramente il prodotto che va bene per tutti, che si abbina con tutto, cioè abbiamo veramente un prodotto secondo me molto molto globale, ok? La texture è veramente qualcosa di stupefacente, a me piace moltissimo, mi piace moltissimo che sia veramente di, proprio veramente coreano, di importazione, trovo che loro siano veramente fenomenali. Tra l'altro abbiamo ceramide NP, AP e OP, quindi abbiamo veramente, tra l'altro abbiamo lo ialuronico, la vitamina E, quindi insomma, le fitosfincosine, anche loro sostengono tantissimo l'azione delle ceramide unita all'ectoina, quindi insomma è una formula molto 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 bella, veramente molto bella. Questo d'estate vi piacerà tantissimo, perché il vostro siero, un pump di questo, setifica, rimpolpa, non è pesante, o se come me, a parte in estate, amate stratificare, vedrete la bellezza di questo con sopra ad esempio la EGF cream. Questo con sopra la Global, io ho provato, è una roba tipo stupendo, veramente un bellissimo lancio, come sempre LabCare non ci deludete mai, bellissimo prodotto, grande quantitativo, quindi questo possiamo proprio usarcele, abbondare come faccio io. Vi ricordo che come sempre abbiamo il codice sconto non affiliato Giulia 15, 15% di sconto che passa automaticamente al 30% spendendo almeno 49 euro. Il prodotto è disponibile da ora, quindi Chef Kiss, vi lascio ovviamente le info e il link qua sotto, davvero complimenti. È già nel mio bagno. Un bacione e andiamo a vedere. 10 prodotti low cost, addirittura migliori di molti, molti high end. Allora, numero 1. Alcuni ve li ho già mostrati, ma non tanti, altri sono novità. Partirei da questo. Ve ne ho parlato, ma cioè merita attenzione. Mi piace tantissimo. Questo è un prodotto coreano, si chiama il marchio Natural Kind e questa è la Intense Lifting Neck Cream. Sapete che io ormai cos'è? Un paio d'anni che mi sono dedicata con intenso amore a collo e décolleté. Questa è una crema balm morbida, ma che si assorbe subito, quindi non unta, una crema specifica per questa zona a base di collagene idrolizzato e adenosine e karité, quindi quota lipidica. Mi piace molto, 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 prezzo onestissimo, 50 grammi di prodotto, super consigliata, migliore di molti prodotti collo e décolleté che ho provato, molto, molto più costosi. Poi, un'altra cosa, so che prima per me il low cost lo consideravo entro i 16, 17, così, sappiamo tutti il momento, l'inflazione, eccetera, quindi cerco di alzare un minimo la soglia in modo da poter effettivamente trovare prodotti interessanti. Preferisco che costino 3 euro di più piuttosto che 3 euro di meno, ma con un prodotto scadente. Mi sono spiegata. E a tal proposito mi rendo conto che per essere Revlon è un prezzo alto, però a me piace tantissimo e quindi ve lo voglio inserire. Questo è Revlon Illuminance Serum Tint, è un fondotinta leggero con attivi, vitamina C, vitamina E, estratto di zenzero, con questo effetto. Allora, è leggera la copertina, però puoi stratificarlo fino a un leggero medio. Un effetto luminoso bellissimo, mi ricorda una versione meno unta del Revital Essence Glow di Shiseido. Io lo metto sempre, ma ormai tutti i fondi, specialmente le skin tint con il mio RMS, sempre e comunque. Tuttavia mi piace veramente tanto, trovo faccia un effetto sulla pelle bellissimo, secondo me questo per pelle matura è una bomba, molto più bello di molti prodotti molto molto più costosi, devo dire. Poi, ma questi ragazzuoli, questi sono i nuovi Lip Creaminal, come lo posso leggere? Creaminal, ma scritto Creaminal, avete capito? Creamy Lipstick di Astra, ok? Questi sono i miei due colori preferiti, ma mi hanno gentilmente mandato tutta la gamma colori, questi sono bellissimi. Ce l'ho su in questo momento, però ci ho dato poi un velo di gloss per enfatizzare ancora di più la lucentezza, ma ve lo metto un attimo da solo. Sono rossetti, cremosi, tra il satin e il cremoso, rimpolpanti, morbidi, sembrano un prodotto proprio lussuoso, ok? Tra l'altro il packaging secondo me è super bello, questo qui soft touch. Questo è il colore 05, che è quello che avevo su adesso, ok? Freddo, ok? Bellissimo, scorrevole, morbido, idratante, succoso, è proprio polposo. E l'altro mio colore preferito è lo 06,
che secondo me è bellissimo, anche qua un po' freddo, poi lo lavoro con le mani, con una matita nocciola un po' più calda. Li trovo veramente dei rossetti che vi danno quel feeling di lusso senza il prezzo di un prodotto di lusso, e quindi meritavano assolutamente di essere in questo video, assolutamente. Come, vista la stagione, non potevo non inserire il Molecular di Lab Care. Ora, è vero che il prezzo non è medio, ma non è neanche low cost, però noi col codice sconto lo paghiamo veramente low cost. Questo prodotto secondo me è perfetto tutto l'anno, a maggior ragione è perfetto per questa stagione. Ah, credo che sia un prodotto con il prima e un dopo più visibile da subito tra quelli che abbia mai provato. Cioè è veramente, questo ti illumina d'immenso, è sfondato di astaxantina, che tra l'altro gli dà il colore, per cui questa pelle super distesa, super luminosa, ovviamente è perfetto per prevenire i danni da stress ossidativo, resveratrolo fermentato, stimoliamo anche il nuovo collagene, schiarisce le macchie esistenti, ialuro 5 forme col poliglutammico, quindi questa azione rimpolpante distensiva, tocotrienoli dall'azione, sapete che ve lo dico sempre, a volte si dice vitamina E uguale tocoferolo, no, la vitamina E ha due gruppi, tocoferolo e tocoferoli e tocotrienoli, alfa, beta, gamma, delta, alfa, beta, gamma, delta. E ragazzi, questo prodotto è eccezionale, cioè ha obiettivamente un prima e un dopo che secondo me è spettacolare e merita di essere provato, tanto chiunque lo provi lo riconosce, è veramente un prodotto con expertise formulistica e poi sfondato di principio attivo. Ora, non lo includo nella lista dei 10, però lo cito perché merita, ok? Il Molecular Face Cleanser, sempre di Lab Care, sempre della linea Molecular. Questo è un detergente di trattamento, più che un detergente solo lavante. Tra l'altro è morbido, scorrevole, trovo che abbia un'azione setificante sulla pelle molto molto bella, micro esfoliante grazie al gluconolactone, che è un polidrossiacido super delicato, lo possono usare veramente tutti i tipi di pelle, ma avendo questa azione micro esfoliante ovviamente lascia la pelle luminosissima. Infatti io trovo che questo più questo, cioè sulla pelle siano, cioè hanno un risultato visivo che è immediatamente molto molto potente, molto visibile. In più c'è anche qua resveratrolo fermentato e astaxantina, quindi macchie, spettro antiossidante, luminosità e produzione dell'endogena di collagene. Tra l'altro la staxantina io trovo che abbia un'azione molto molto illuminante per la pelle e a me piace molto. Poi c'è un mix di aminoacidi, quindi lavoriamo anche su idratazione, elasticità, barriera di difesa della pelle. Questi due prodotti sono eccezionali, cioè potrebbero costare 5 volte tanto per quanto mi riguarda, e quindi meritavano di essere in questo video. Meglio messi, perché ho considerato, tanto abbiamo il codice sconto, alla fine li paghi da low cost. Non so se mi sono spiegata. Poi, questo ve l'ho già mostrato, ma merita ragazzi un'altra menzione, in tutta la sua semplicità, perché voi direte, giù, ok, ma no, questa è una bomba. Questa è di Revolution, si chiama Neo Pink, il loro pH blush, quindi abbiamo un blush che reagisce col pH, questo è forse il dupe migliore che ho trovato del mio adorato Rosy Glow di Dior. Visto così sembra un rosa strafreddo, tra l'altro l'ho usato così tanto che ho già rovinato le scritte. Visto così dici, oh no, rosa Barbie, in realtà poi lo metti sulla pelle e via via diventa un rosa customizzato che vira quasi al caldo, si adatta veramente molto all'incarnato, è pigmentato, è long lasting. Io trovo questo prodotto eccezionale, ma molto più eccezionale di molti blush pH reagenti di Maison super di lusso. Questa è una performance secondo me incredibile, veramente incredibile, ed è per questo che meritava davvero secondo me di essere in questo video. Come nella sua semplicità, ragazzi, io sono innamorata della Freckle Pen di Essence. Credo che sia il miglior prodotto per fare le lentiggini che abbia mai provato. L'effetto più naturale e più preciso, ok? Peccato che è introvabile, ma grazie a una di voi ho il backup. Grazie, grazie ancora. Allora, questo prodotto è fatto esattamente come un eyeliner, tant'è che io credevo, in realtà, proprio perché è un eyeliner, cioè tu puoi farli stramini o premere di più e averli più grossi, cioè dipende esattamente da quanto premi. E poi appena li tamponi hanno veramente il colore delle lentiggini, non è rossiccio, non è marrone, cioè è il colore di una lentiggine. Io poi ho tante lentiggini anche in questa zona, strano, e è il colore perfetto. Cioè mi piace da una 10 un milione, ma Essence, te prego, mettilo in gamma permanente. Questo prodotto è incredibile, costa niente, quindi lo dovevo inserire. Come ritengo un prodotto molto molto valido questo.
Sapete tutti la mia passione per il collagene per uso topico, al di là che riconosco i limiti del collagene per uso topico, ve li racconto sempre. Anyway, a me piace moltissimo il collagene per uso topico. Questo è coreano, si chiama Amplen Entangle Shot Collagen Ampoule, esattamente come il concept dell'emulsion, ok? L'ampoule si può usare come siero o come presiero, cioè viva la stratificazione, ok? Si potrebbe tranquillamente usare come siero, ma devo dire che a me piace il presiero, il concetto del presiero. Ora, noterete che ci sono queste perle in sospensione, ok? Loro hanno inserito... Allora, praticamente hanno messo la formula e all'interno queste capsule... microcapsule di collagene a basso peso molecolare. Questo vuol dire che finalmente penetra e stimola il nuovo collagene? No, certo è che avrà un minimo di penetrabilità in più rispetto di un collagene che è una molecola molto grossa e molto pesante, ok? La cosa super interessante di questo prodotto che leggevo, cavolo, adesso qui è tutto in coreano e non so come... Praticamente è composto dal 70% di questo boccetto, è composto da un complesso di acqua, glicerina e collagene idrolizzato al 70%, ok? Che si chiama collagen, lo chiamano collagen complex. Poi abbiamo glicerina, niacinamide, adenosine, e estratti vari, ma è scritto piccolo... acido glutammico, palmitol tripeptide 5 e poi abbiamo un blend di aminoacidi, alanina, lisina, serina e via discorrendo, e valina, prolina, gli aminoacidi hanno una serie di funzioni per la pelle, dipende dal tipo di aminoacido, però in generale sono idratanti, elasticizzanti, hanno un effetto, trattengono più tempo all'interno della pelle, l'acqua ha un effetto setificante e via discorrendo. E... abbiamo altro che ci interessa. E abbiamo il PCA. Quindi, alla fine, è una formula, secondo me, perfetta come booster, sinceramente, ok? Ma mi piace molto perché si assorbe subito e ha questo effetto plumpy plumpy che... alla Giulia piace. È più ricco di un classico booster ad assorbimento immediato. Devo dire che, secondo me, i coreani queste robe le fanno molto bene e questo prodotto è molto bello, con un prezzo, secondo me, molto onesto. Sono 30 ml di prodotto, che per un ampoule è già tanto, ok? E davvero, secondo me, vale molto di più di molti prodotti molto più costosi. Poi, ragazzi, li ho comprati per caso. Questi sono dei gioiellini. Sono di un marchio che si chiama Ibra. Ok, li ho presi se non sbaglio su Maki Beauty e sono i, non sono i, gli eyeshadow, ok? Semplicemente hanno, non so se lo notate, queste foglie di pigmento poco pressate, per cui questo effetto metallico glitter incredibile. Uno, questo è il colore Frosty Peach e mi ricorda tantissimo il mio ombretto preferito di Colourpop, quello che uscì di produzione, che usavo sempre qualche anno fa, ok? Cioè, e sono morbidi proprio, sono luce pura in ombretto, cioè è una roba... Questo è proprio tipo un eyeshadow topper che è pesca e oro duochrome, super luce riflettente, e questo che è una bomba che si chiama Warm It Up, ok? Ed è quello con queste foglie multichrome che tu lo tocchi ed è seta, vedete, sembra metallo liquido, ed è praticamente un bronzo con riflesso in micro glitter fucsia, ma non è spesso, vedete che è come se diventasse un ombretto liquido, quindi questo effetto specchio multiriflettente. Sono bellissimi questi qua, sono veramente bellissimi, veramente bellissimi, e quindi meritano, se penso che avevo comprato degli ombretti moli di ora qualcosa come 40 euro l'uno, che erano dei satinatini, ok, cioè questi qua, dai, bomba, bellissimi, davvero bellissimi. Poi voglio ridare un po' d'amore, anche se è un prodotto che può essere considerato simile a quello di Amplen, a questo qua di Revolution, perché costa veramente poco e quindi se volete una skincare o una budget, questa è una scelta perfetta. Questo è il Revolution Skin Collagen Boosting Serum e contiene vegan collagen, quindi un attivo che ha un'azione che mima l'azione del collagene, con cellule staminali di oliva e tremella dall'azione, ovviamente, replumping. Ora, noi qui abbiamo un sacco di glicerina, a noi piace, ok? Poi abbiamo, veramente non riesco a vedere, vitamina E, squalane, che gli dà questa setosità che a me piace molto, abbiamo il pullulan, effetto sensore, tensore, il gluconolactone, che ha questa azione micro esfoliante che vi raccontavo nel detergente molecular, e poi abbiamo la vitamina E e il calcio gluconato, ok? Questo anche qui,
È un prodotto leggero, non è un prodotto wow quanto moisture, ha quasi il feeling di un booster più che di un siero. Sa che io sono una grandissima utilizzatrice dei booster e questa è una formula che può essere tranquillamente anche lui usato come booster. Ora, questo lo trovo più setificante, ok? Più idratante setificante come vibe, ok? Questo invece lo trovo più rimpolpante e juicy, dipende che cosa preferiamo, ma trovo siano due buoni prodotti, sinceramente, veramente migliori di molte cose che ho provato, molto più costose o più difficili da reperire. Questo secondo me è uno dei migliori prodotti di Revolution Skin come formula, ok? E davvero, probabilmente anche l'alta percentuale di squalane unita alla tramella gli dà questa azione proprio setosa che è molto bella sul viso. E quindi, insomma, nonostante potessero avere dei punti in comune, nonostante collagene riprodotto non vuol dire collagene, e in più questo, insomma, ha delle cose diverse, ha un concetto che si basa appunto sul collagene e sulla niacinamide, che sono gli attivi poi più alti in ICI, insieme alle adenosine, un blend di aminoacidi, quindi in realtà non hanno così tanti punti in comune, però ecco, avete capito, però insomma meritavano secondo me entrambi di essere in questo video. Poi, allora ragazzi, questi sono stupendi secondo me, li ho comprati per caso, prima uno e poi l'altro, sono di KeyBest e si chiamano Cushion Blusher Nice, ok? Ne ho solo uno in questo momento, ma l'ho usato come topper per un altro blush, quindi ok. Lo 02 è questo, che è un bellissimo pesca corallo vivo, guardate che bello questo colore. Ok? E sulle guance hanno proprio un effetto stain quasi. E poi ho lo 01, che è quello che ho usato oggi come topper, che è un bellissimo rosa acceso. Guardate la bellezza di questo. Ora, io personalmente i cushion li preferisco messi con la sponge e non con il loro paffino, perché sapete che la trama del cushion è bucata, ok? Visto che non è un mesh cushion questo, viene su, cioè vi faccio vedere, quando lo premi viene su così, quindi se tu lo applichi direttamente sulla pelle poi devi sfumarlo di più. Io comunque che uso questo con una sponge, prendo, faccio appena così sulla mano, così il prodotto diventa omogeneo e poi lo applico. Trovo siano molto belli, soprattutto quando volete quell'effetto blush quasi stain, no? Senza spessore, effetto tinta, ok? Pigmentato, idratante, mi piace proprio molto, lo trovo un bellissimo prodotto e quindi ve lo volevo segnalare. Ho provato, mi ricordo, dei cushion blush costoserrimi in passato, ma questi io li trovo più belli, sinceramente. In più, appunto, perché hanno questo effetto stain che non trasferisce, che rimane lì, durano tantissimo. Perfetti, secondo me, anche come base per un blush in polvere. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma facciamo che sono 11, vi volevo parlare di questa nuova uscita chiacchieratissima, che sono i nuovi prodotti labbra di Bioma. Allora, ce n'è uno che mi piace moltissimo e l'altro che secondo me è skippabile. Quello che mi piace tantissimo e che vi consiglio vergognosamente è il Lip Tide Lip Mask, solo che è una maschera labbra fatta così, con un mega applicatore, super comodo, è super ricca, super idratante, super nutriente idratante. Questa veramente ti alzi la mattina con le labbra distese, super idratate e nutrite. Formula mondiale, tra l'altro adoro che l'INCI è spiegato anche per chi non lo sa leggere, quindi ingrediente che fa cosa. Abbiamo ovviamente, vabbè, come potete immaginare, tutta la quota lipidica che serve per una lip mask, ma poi tra cui avocado eccetera. Poi abbiamo gluconolactone e acido mandelico e aiutano tantissimo a non avere pellicine e a illuminare, no, le labbra sfogliandole delicatamente. Poi abbiamo il palmitol tetrapeptide 7, un bel anti-age per le labbra con le ceramidi per lavorare su elasticità eccetera. Idrata tantissimo, questa è una lip mask bellissima, anche se proprio volete un trattamento e non solo un idratante. Della stessa linea è uscito anche il Lip Tide PH Lip Oil, ok? Ovviamente molto molto più leggero, anche qua col tetrapeptide 7 eccetera, però cambiano gli estratti, poi abbiamo ad esempio qua abbiamo il tocoferolo, gli sfingolipidi eccetera. Ma questo lip oil ha una reazione col pH molto più limitata di altri, cioè diventa un rosa super 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 delicato e in più, essendo molto balm, tende a non tenere benissimo i bordi. È un buon prodotto, mi piace, però tra i due sicuramente il prodotto che mi ha colpita di più è la lip mask, che è veramente, secondo me, eccezionale. Ora, il video sarebbe finito, ma non ce lo becchiamo qualche extra? Allora,
Numero uno, vorrei dire due parole su prodotti che sono dei miei veramente cavalli di battaglia nel low cost, che secondo me meritano, e prodotti che vi ho citato già tante volte e quindi non volevo metterli proprio preponderanti nel video, ma che meritano ancora uno spazio. Numero uno, la scoperta del secolo, lo amo, coreano, di Rire, l'Ampoule Powder Collagen con collagene idrolizzato al 15%, vitamina C, ialuronico e adenosine. È questa polvere incredibile che tu fai puff puff e la misceli e la applichi sul viso con la tua skincare. Quindi invece che dover cambiare la skincare, aggiungi questa bomba di ingredienti nella tua skincare attuale. Mi piace tantissimo e lo godo da matti, trovo che l'idea sia veramente ingegnosa e innovativa e quindi dovevo farlo. Come fra un po' vi mandate a girare, ma secondo me questa maschera, cioè questa maschera, io la amo, la adoro, continuo, guardate, a comprarle a chili proprio. Peccato che non c'è una confezione, le trovo solo singole, ma sono eccezionali. Questa è la maschera di Medil che si chiama Collagen Essential Mask con un brevetto che si chiama Hydro Deeper. Ok, qui abbiamo Collagen Active 3X Hydro Deeper, che sono brevetti e simili dell'azienda, ma abbiamo estratti idrolizzati, pantenolo, trealosio, adenosine, ialuronico, glicina, acido glutammico, tremella, quindi questa azione super rimpolpante, il collagene. Poi abbiamo un blend di aminoacidi, serina, alanina, treonina, prolina, eccetera eccetera. Poi abbiamo estratti, alga fermentata, e sulla pelle è bellissima, meravigliosa, l'amo, l'adoro, però ve ne ho parlato mille volte e quindi non volevo inserirla in questo video. Come ve li ho citati in un video precedente, ragazzi, questi blush liquidi di FB sono tra i miei blush liquidi preferiti in assoluto, a prescindere dal prezzo, lo sapete. Io utilizzo il colore Honey 02, questi sembrano i Rare Beauty, giuro, cioè sono una cosa incredibile. Poi li trovo quasi otticamente rimpolpanti per le guance, quindi anche per pelle matura sono incredibili. E il colore 01 Believe è il nome anche del blush di Rare Beauty, questi qua sono incredibili, davvero incredibili, cioè proprio meritano attenzione secondo me. E ovviamente cosa facciamo? Non lo mettiamo, il mio adorato, uno dei miei fondi della vita che ho riscoperto da qualche mese, che uso sempre, amo, adoro, quando uso il fondotinta, perché ultimamente non uso sempre il fondotinta, ma poi ve lo spiego. L'HD Liquid Coverage, sottile, coprente, long lasting, levigante, per me è tutto quello che deve essere un fondotinta, quindi lo adoro, lo uso nel colore Light Beige 010. Poi vi dicevo, non uso sempre il fondotinta, ok? Perché ultimamente sono molto portata a o skin tint o SPF colorati, soprattutto nei giorni scorsi, qui c'è stato caldo, ma caldo vero, eh? Quindi io ad esempio utilizzo tantissimo i solari di Miamo, mi piacciono moltissimo, adoro il Second Skin Mesh Cushion Foundation, attivo, bellissimo, scusate le sporco perché lo uso sempre, attivo, bellissimo effetto sulla pelle, cioè secondo me questo prodotto a me piace moltissimo, devo dire. Io uso il colore Ivory, lo trovo proprio coprente, levigante, bellissima SPF, bellissima quota attiva, come adoro le drops, sapete, amo i solari di Miamo, li uso sempre, ma quando non voglio un solare colorato e quindi voglio una roba e poi vado col fondotinta, ve ne ho parlato mille volte, ma se cercate un solare low cost, io trovo questo eccezionale, lo uso sempre, l'ho portato anche al mare, l'avete visto. Bondi Sand Hydra UV Protect SPF 50 Face Gel. Non è un gel, è una lotion leggera, è idratante ma non unta, ok? Nel senso che sì, è idratante però poi si assorbe, è sottile, non fascia bianca. Io mi trovo benissimo, benissimo, mi piace moltissimo questo prodotto, trovo che sia il miglior solare low cost con formula clean che io abbia mai provato. Ora, c'è da dire una roba, ultimamente sono usciti tantissimi solari, Shiseido, Vichy, L'Oreal, Garnier, eccetera. Perché non ne parlo? Perché, allora, il limite è molto difficile fare un solare che sia leggero. Spesso la base viene usata silicone e alcol denaturato. Se voi guardate, molti di quei solari hanno come secondo ingrediente l'alcol denaturato. Cioè, voi pensate che l'alcol denaturato viene utilizzato, ad esempio, per le pelli molto molto grasse, per portare via lo strato di olio di acqua superficiale, no? E a maggior ragione poi con una pelle con cuproso sensibile c'è l'alcol denaturato, un boccetto di alcol denaturato sotto il sole, cioè no, ok? Quindi io per scelta non uso solari sfondati di alcol denaturato. Se avete la pelle molto grassa ma non infiammata, potrebbe essere una scelta giusta, altrimenti addirittura l'abbinamento alcol denaturato, profumo, derivati degli oli essenziali, no, non è il mio vibe. Però se rinunci a questi ingredienti che fanno sì che sia super sottile ad evaporazione immediata, perché questo fa l'alcol, lo fa evaporare subito,
devi scegliere formule che però sono un pochettino più ricche, che hanno un pochettino più di idratazione, ma io me ne frego perché io metto il mio SPF nel caso, anche se non mi trucco, piuttosto metto un velo di cipria o metto un velo di SPF in polvere, e quindi ecco, preferisco la formula che mi piace, che fa del bene alla mia pelle, a costo di piuttosto metterci un velo di cipria. Non so se mi sono spiegata. Poi, questa è una nota di servizio, ok? Sapete che se parliamo di low cost, secondo me il marchio Transparent Lab è un marchio buonissimo. Ve ne ho parlato in un sacco di video. In realtà mi piace anche molto il loro altro marchio Teramid, però quello non è low cost, si parla di 35 euro a pezzo più o meno. Ho fatto un po' di shopping, infatti ho comprato un prodotto, in realtà l'ho comprato perché dovevo raggiungere le spese di spedizione, ma lo userò da fine settembre, quindi non adesso, ma mi ha incuriosito moltissimo perché si chiama PIH Sunspot Fading Treatment. Questo è un trattamento specifico per schiarire le macchie da sole o le macchie infiammatorie, quindi post brufolo. Ok? E l'attivo chiave è l'acido tranexamico, 5%, 5% di azeroglicina, che non conosco ma è un brevetto, 5% di niacinamide, 1% di acido cogico e lo 0,3% di luminia granatum, che è un altro brevetto. Ok? Vegan, gluten free, fragrance free, e non vedo l'ora di utilizzare questo prodotto, non adesso. Ovviamente si mette sulle zone specifiche, ma il fatto che sia così uno specifico depigmentante con una formula così bella, adoro, l'ho pagato qualcosa come tipo 15 euro per 30 ml di prodotto, quindi ottimo, però non lo metto in uso adesso. Il prodotto invece che vi volevo segnalare, considerato anche l'estate che sta arrivando, abbiamo bisogno della pochette da viaggio eccetera, guardate cosa ho trovato sul sito di Transparent mentre compravo un nuovo siero anche di Teramid. Ma scherziamo, sto volando. Si chiama Discovery Kit, ok? Approved Travel Size, perfetto anche per viaggiare, e avete tutto quello che vi serve. Guardate che bello. Qui abbiamo il PH Soft Peeling Cleanser, il Super C Serum con 5% di ialuronico, 5% di vitamina C, 3% di acido ellagico che vi avevo già recensito sul canale. Poi abbiamo il Pure Glycerin Serum che non avevo mai provato, ma sono molto curiosa. Ovviamente 15% di glicerina, 5% di complesso di aminoacidi, sarà super dewy, super glossy, non vedo l'ora di provarlo. Poi abbiamo il mio adorato Ceramide Repair Moisturizer, il moisturizer quasi liquido che vi ho recensito un milione di volte, con ialuronico, ceramidi, ectoinema, decassoside. E poi un altro prodotto che non conoscevo e non vedo l'ora di provare è la Niacinamide Glow Cream, 5% di niacinamide, 0,1% di ceramidi, 2% di un complesso di aminoacidi. E ho trovato un'idea bellissima questo, sia per costruirsi una skincare sia per portarselo dietro. Tra l'altro questo brand lavora con un brevetto che si chiama LET ed è una tecnologia di incapsulazione in liposomi per veicolare il principio attivo, e quindi vi volevo segnalare questo kit che ho preso anche per il video che farò sulle mini sites e mini kit. Ma ultimo prodotto extra su cui volevo spendere due parole è il nuovo prodotto di The Ordinary, già super virale dappertutto, ok? Ed è il Saccharomyces Ferment 30% Milky Toner, ok? Ora, questo è un prodotto che contiene il 30% di Saccharomyces, che è un fermento da lievito, un fungo praticamente, e... dove è scritto? E il 3%, e tutto questo contiene il 3% di N-acetilglucosamine fermentato. Ora, in realtà sul sito viene definito un esfoliante, ma non è propriamente un esfoliante. L'N-acetilglucosamine, oltre che stimolare la produzione di ialuronico, ha un'azione che potremmo in un certo senso paragonare alla niacinamide, ok? Quindi sì, aiuta l'uniformità della grana della pelle, ma non inteso come esfoliante, non è come un tonico acido, il che lo rende perfetto per pelli sensibili, per pelli secche. Questo è sfondato di squalane, ok? Ci abbiamo acqua, l'estratto appunto di lievito, il Saccharomyces fermentato, e lo squalane subito dopo, quindi ha proprio questo effetto setificante, idratante, di moisture, di ricchezza, no? È un lattiginoso molto molto ricco, e quindi secondo me è una pelle secca perfetto, una pelle mista anche, soprattutto la sera, è abbastanza delicato ovviamente per poter essere utilizzato giorno e sera, però ecco, volevo darvi i miei two cents su questo prodotto, ma poi arriverà ovviamente la recensione. Bene,
Ho finito! Ovviamente trovate tutti i link qua sotto. Mi raccomando, se avete fatto delle scoperte low cost incredibili, segnalatemelo nell'info box. Sono sempre molto molto curiosa nell'info box, no, nei commenti, perché sono sempre curiosa di fare nuove scoperte. Ovviamente io, se non li ho già provati, li ordino e poi ve li recensisco. E credetemi, le vostre indicazioni sono fondamentali, perché ormai è un mercato molto molto vasto, cioè è impossibile, ragazzi, comprare tutto. E quindi, se voi mi indicate le cose che vi interessano, per me insomma è molto utile, come è molto utile mettere un pollice in su, lasciare un commento per l'algoritmo, abbasso l'algoritmo di YouTube, e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Io voglio fare ancora tantissimi complimenti a LabCare per questo lancio. Questo lancio è veramente molto bello, molto studiato, mi piace moltissimo che ci sia questa netta impronta coreana, mi piace moltissimo che abbiano fatto un emulsion e quindi che abbia questo moisture che può essere utilizzato come crema liquida leggera o come dopo il siero e prima della crema. Mi piace moltissimo le formule che hanno messo, il fatto che sia elasticizzante, che lavori sulla barriera di difesa della pelle, che sia un anti-age, che sia un wrinkle punch, cioè è proprio una bellissima formula, e quindi veramente complimenti. Poi 75 ml, cioè ci possiamo andare giù con la cazzuola e... Quindi top, è disponibile da ora, lo trovate qua sotto insieme a tutto il resto dei link. Mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale, vi voglio bene.